Quello che vedete alle mie spalle è il Palazzo del Parlamento Europeo di Strasburgo. Siamo venuti qui in occasione della prima sessione plenaria dopo la pausa estiva per approfondire il tema dei fondi europei e in particolare di come l'Italia utilizza questi fondi. Con il termine fondi strutturali si intende una serie di strumenti specifici creati dall'Unione Europea al fine di realizzare i propri obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale. In particolare si tratta del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di Coesione. La logica è quella dello sviluppo equilibrato dell'Unione Europea e della solidarietà nei confronti delle zone più povere e svantaggiate, un concetto che oggi, ancor più di ieri, stenta ad affermarsi. La solidarietà è da sempre una priorità assoluta per l'Unione Europea. L'Europa è solidale innanzitutto nei confronti dei Paesi membri. Ciò è evidente se si guarda la struttura del bilancio settennale dell'Unione. Dopo la politica agricola comune, infatti, i fondi strutturali rappresentano la seconda maggiore voce di bilancio con 347 miliardi di euro, pari a oltre un terzo del budget UE per il periodo 2007-2013. Ciò fornisce un'idea dell'importanza di tali strumenti, attraverso i quali l'Unione Europea cofinanzia migliaia di progetti in tutto il territorio europeo. Ci sono due diciamo tipologie di fondi europei, i cosiddetti fondi strutturali e i bandi di Bruxelles. Sono due tipologie di intervento, tutti legati alla coesione. Che cos'è questa parola? Coesione vuol dire creare le condizioni dello stesso PIL in tutta Europa. Quindi i fondi e le strategie legate appunto alla spesa di questi fondi sono funzionali a fare in modo che l'Europa diventi un territorio omogeneo, che non ci siano più quelle grandi differenze che ci sono tra paesi un po' più industrializzati e quelli meno industrializzati. Questo è il cappello. Questi fondi vengono distribuiti in parte fra i paesi con i cosiddetti fondi strutturali, cioè le regioni presentano dei grandi piani e lo Stato fa proprio quel piano in relazione agli obiettivi appunto di coesione e vengono utilizzate queste risorse. La Commissione europea propone al Parlamento ogni 7 anni una sorta di programma multiannuale della Commissione su tutte le tematiche, su tutte le politiche che sono oggi competenza dell'Europa e per cui proprio quest'anno è un anno cruciale perché noi entro il 2000, l'anno prossimo, noi dovremo approvare tutti i programmi multiannuali sull'agricoltura, sulla coesione sociale che servono i fondi strutturali, quelli che poi in Italia amministrano soprattutto le regioni oltre che lo Stato. Parlo dei fondi per esempio per Erasmus, per tutti i programmi sull'educazione, sulla mobilità degli studenti, il programma che seguo io che è quello sulla cultura media e creatività, il programma sull'industria, ecco, cioè tutti, e sulla ricerca, tutti i programmi multiannuali sono un modo per dare diciamo, sostegno anche attraverso fondi significativi alle politiche europee e nazionali. In particolare questi fondi sono fondi che sono affidati agli Stati membri, nel nostro caso fra Stati e Regioni perché abbiamo anche competenze regionali e devono servire soprattutto per rafforzare l'Europa per alcuni obiettivi che ci si è dati, quello di una crescita intelligente che significa che punti di più sull'educazione, sull'alta formazione, sulla non dispersione scolastica e anche su un maggiore numero di laureati, ci si è dati come obiettivo almeno il 40% di laureati in Europa, non solo laureati, anche alta formazione, anche di quello del tipo professionale tecnico, oppure penso alle accademie e conservatori. Secondo, l'altro obiettivo è una crescita intelligente, significa anche che punti sulla ricerca e sull'innovazione tecnologica. Terzo, che sia una crescita inclusiva, quindi una crescita che sia però attenta alla dimensione sociale. Sono le uniche risorse certe, disponibili, soprattutto in un momento di crisi, di difficoltà di bilancio per i comuni, per le regioni, per lo Stato. Queste risorse sono risorse certe, sicure. Secondo la programmazione che state mettendo in atto per i prossimi 7 anni, quali saranno i settori dove si investirà di più?
Ecco, questo è molto importante, quali sono le priorità, soprattutto gli obiettivi dell'Europa 2020 e quindi molto sull'innovazione, innovazione e ricerca a sostegno delle piccole e medie imprese. Io ho spinto molto sulle piccole e medie imprese perché il nostro paese è un paese di piccole e medie imprese, non è il paese delle grandi aziende, delle grandi industrie. C'è un tessuto, diciamo, che rappresenta la parte più dinamica dell'economia del nostro paese, quindi risorse finalizzate al tessuto delle piccole e medie imprese. Ma innovazione, ricerca e competitività, sono le priorità che indica l'Europa. Un altro tema molto importante è il sapere, la cultura e poi le energie. L'energia rinnovabile, quindi sull'energia rinnovabile saranno destinate molte, ma molte risorse. L'Italia è oggetto di numerose critiche riguardo all'impiego dei fondi strutturali. Nonostante l'accesso all'UE di molti paesi dell'Europa orientale nel corso del 2004 e 2007, il Sud Italia continua a beneficiare di una quantità importante dei fondi della politica di coesione. Tali somme dovrebbero essere impiegate per finanziare progetti strutturanti di varia natura. Tuttavia, le regioni del Meridione hanno in passato mostrato una capacità di assorbimento dei fondi particolarmente bassa, pari al 70-80%. Ciò significa che i soldi europei concessi ed effettivamente spesi per l'implementazione dei progetti sono stati di gran lunga inferiori ai soldi che la Commissione europea aveva deciso di assegnare. Ma questo non avviene solo al Sud, ed il Lazio non ne è immune. I paesi nordici fanno invece incetta di fondi europei portando a termine progetti sempre all'avanguardia. Ma cosa manca all'Italia? Spesso mancano le persone in grado di individuare le necessità prioritarie del territorio, di redigere e seguire un progetto strutturante e di avere una visione di lungo periodo. Troppo spesso nelle posizioni chiave a livello regionale e locale si trovano persone non sufficientemente qualificate, assunte a progetto e ignare delle dinamiche e del funzionamento alquanto complesso della macchina europea. Cosa fare dei soldi rimasti inutilizzati? Secondo la Commissione, 82 miliardi di euro sarebbero ancora da spendere da ora al 2013, in Italia e altrove, in fondi strutturali. In un discorso di qualche mese fa, Barroso, presidente della Commissione europea, suggeriva di reindirizzare tali fondi residui verso la crescita e il lavoro, in particolare in quei paesi in cui la disoccupazione giovanile è alle stelle. Il governo Monti ha intrapreso un passo importante in questa direzione con l'adozione, l'11 maggio del 2012, di un piano d'azione coesione per il Sud. Si tratta di una riprogrammazione della spesa che intende spostare fondi sottoutilizzati oppure allocati su interventi inefficaci ormai obsoleti. In questo modo una somma totale di circa 3 miliardi di euro sarebbe svincolata a favore di settori che più abbisognano di essere sostenuti: l'istruzione, l'impiego e le infrastrutture ferroviarie. I fondi strutturali, pur essendo in larga misura utilizzati su scala regionale, rappresentano un baluardo essenziale per la solidarietà fra paesi membri dell'Unione Europea, una solidarietà che da diversi mesi è messa in discussione sotto molteplici fronti. Eppure la solidarietà, intesa in senso lato come solidarietà politica, economica, finanziaria e sociale, è da sempre stato un pilastro dell'integrazione europea. I fondi europei, l'Italia ancora arranca per ottenerli, per spenderli, come mai? Ci sono molti motivi. Sicuramente l'Italia non ha una cultura di vera attenzione rispetto alle risorse e alle opportunità comunitarie. Quindi magari ci lamentiamo delle imposizioni che vengono dall'Europa, ma d'altro canto non siamo abbastanza attenti a cogliere invece le opportunità, gli strumenti, le risorse economiche che pure ci sono e su cui noi siamo molto in ritardo. Come sistema Italia, per l'attuale programmazione, e siamo quasi alla scadenza, noi abbiamo utilizzato meno del 25% dei fondi che avevamo a disposizione, pertanto rischiamo di perderli. Peggio di noi, su 27 Stati membri, ha fatto solo la Romania. Quello che noi però chiederemo all'Europa è anche una semplificazione della burocrazia, perché è vero che l'Italia diciamo che utilizza in maniera non sufficiente i fondi comunitari, è pure vero però che c'è troppa burocrazia, soprattutto rispetto a quello che è il sistema Italia. Il sistema Italia è fatto di piccoli comuni, di piccole associazioni, di piccole imprese, mentre i progetti europei sono pensati per i grandi comuni,
le grandi imprese, le grandi associazioni. Allora abbiamo chiesto una semplificazione in modo da dare effettivamente a tutti l'opportunità di avere dei finanziamenti, delle risorse, dei fondi per finanziare progetti utili per il territorio. Un altro problema che impedisce spesso lo sviluppo e la programmazione in Italia è quello del patto di stabilità. Spesso appunto il patto di stabilità ingabbia finanze che potrebbero essere spese sul territorio e invece non possono essere spese. Secondo lei va rivista anche questa cosa? Può essere rivista però con una strategia, quindi sicuramente ritoccare il sistema legato al patto di stabilità per dare, come dire, una maggiore opportunità ai sindaci soprattutto di investire sul territorio, quindi di fare opere pubbliche, di fare servizi che tra l'altro oltre a rendere più efficiente il territorio creano anche posti di lavoro. Però ritorno ai fondi comunitari, dobbiamo comunque utilizzarli al meglio. Pensiamo ad esempio soltanto al fatto che lo scorso anno l'Unione Europea ha messo a disposizione 32 miliardi di euro per creare posti di lavoro per i giovani, per piccole imprese giovanili, cioè tutto quello che è possibile per dare delle opportunità ai giovani. 8 miliardi sono per l'Italia, eppure l'Italia, anche a fronte della crisi economica, è lenta, non riesce a inserirsi in maniera efficiente in questo sistema. Dove siamo grandi assenti è nella parte di fondi che vengono spesi direttamente da Bruxelles, ovvero ci sono bandi che vengono emanati dalla Commissione e sui quali possono partecipare tutti. Questo presuppone un'organizzazione da parte dello Stato, dell'imprenditoria, dei comuni, delle regioni diversa, cioè una capacità di progettare, una capacità di inserirsi dentro le maglie della pianificazione e quindi di ottenere su progetti e non sulla quota parte delle risorse. Ecco, qui siamo molto indietro. Manca cioè una cultura di approccio al metodo europeo. La cosa importante qui è saper ben progettare rispetto agli obiettivi, saper realizzare dentro quegli obiettivi. Ecco, su questo noi abbiamo una grande difficoltà in Italia e devo dire che la percentuale di progetti che vengono presentati dall'Italia e bocciati è altissima rispetto a quella degli altri paesi. Da questo punto di vista il Lazio è una delle regioni meno virtuose appunto nell'utilizzo dei fondi. È come le altre regioni, in alcuni momenti è ancora peggiore, nel senso non riesce ad utilizzare, a intercettare queste risorse. L'Italia purtroppo ad oggi è uno dei paesi che ha maggiori difficoltà nell'utilizzo di questi fondi, spesso i soldi ritornano all'Europa e vengono poi utilizzati da altri paesi. Da cosa dipende? Ma devo dire che questo è profondamente vero, io l'ho rilevato più di un'occasione. I fondi strutturali potrebbero essere e sono una risorsa, soprattutto per il Mezzogiorno, per i paesi che si affacciano nel Mediterraneo. L'Europa ha una grande sensibilità nell'offrire questi finanziamenti, perché sono finanziamenti che rafforzano le nostre frontiere del sud e quindi i paesi che si affacciano nel Mediterraneo possono diventare più protagonisti. Devo dire che la Spagna utilizza fino in fondo questi finanziamenti e ahimè l'Italia. Per molte ragioni, le ragioni sono probabilmente una inefficienza della classe dirigente, delle regioni, la difficoltà dello Stato nel senso di contribuire con il suo 30%, perché naturalmente i fondi europei devono essere corroborati da un finanziamento regionale e un finanziamento nazionale. E quindi soprattutto Tremonti nell'ultimo periodo ha negato qualunque contributo da parte del Ministero del Tesoro per il 30% che doveva essere a completamento del finanziamento. E quindi l'Europa, siccome non ha i residui passivi, il 31 dicembre il bilancio si chiude per riaprirne un altro, evidentemente non tiene conto di queste difficoltà. E quindi noi abbiamo un utilizzo del 27-28% intorno a questa cifra tra il 25 e il 30. Questa è una grave carenza. Secondo me sono ancora troppo marginali il ruolo degli enti locali, cioè dei comuni, che spesso hanno degli obiettivi locali a cui
vorrebbero portare questi fondi, ma sono un po' lontani. Io credo che in questo, se vediamo cosa succederà delle province, però in questo bisogna trovare, secondo me, delle formule diverse, magari con lanci regionale, magari facendo anche degli incontri, degli aggruppamenti per aree. Per come si può dire, per aree diverse della regione, ma ragionare con gli enti locali e vedere con loro alcuni obiettivi molto precisi, perché sui territori ci sono diversissime cose. E purtroppo l'Italia in questi anni non ha brillato. È un esempio anche la regione Lazio, per un ritardo colpevole. Ci sono 500 milioni di euro della vecchia programmazione che sono fermi nei cassetti della regione in attesa di una nuova programmazione, però molto probabilmente queste risorse rischieremo di perderle, ed ecco perché è colpevole questo ritardo, è una responsabilità molto grave, perché queste risorse, soprattutto in momenti di grande difficoltà, sono risorse importanti per lo sviluppo, per la crescita e per il lavoro. Se noi non spendiamo queste risorse tornano in Europa, tornano a Bruxelles e trovano un'altra destinazione che non è più l'Italia. A me è capitato di toccare con mano, soprattutto di visitare alcune infrastrutture nei paesi del nord che sono state realizzate con i fondi strutturali che l'Italia non ha utilizzato. Ma secondo lei perché l'Italia ha tante difficoltà a spendere i soldi che arrivano dall'Europa? Ma intanto, dicevo, c'è una responsabilità politica. Se penso alla regione, è la responsabilità politica del governo di centrodestra, perché la precedente amministrazione aveva impegnato queste risorse, poi sono state disimpegnate in attesa di nuova programmazione, ma questa programmazione non c'è stata. E quindi il segno, diciamo, del governo, del buon governo, della buona amministrazione è molto ma molto importante. Poi c'è un altro problema, bisogna lavorare sulla facilità di accesso a queste risorse, a questi finanziamenti, ed è quello che io ho cercato di fare nella mia commissione, nella commissione sviluppo regionale. Adesso noi abbiamo approvato i regolamenti sulla politica di coesione, che sono i fondi strutturali per la programmazione 2014-2020, quindi i prossimi sette anni. Complessivamente sono 380 miliardi di euro, tantissimi. Siamo riusciti, diciamo, a stoppare anche un disegno molto pericoloso della Commissione europea che imponeva, diciamo, nei regolamenti per i prossimi sette anni, per l'utilizzo di queste risorse, il vincolo della macrocondizionalità, cioè in sostanza i paesi, le regioni che hanno bilanci in difficoltà, e quindi chi non ha i bilanci a posto, come dire, rischiava di non poter utilizzare queste risorse. Quindi un vincolo, come dire, pesantissimo, che avrebbe impedito ad esempio a noi di poter avere accesso a queste risorse. Quindi non c'è più questo vincolo del patto di stabilità, perché con il vincolo del patto di stabilità molto probabilmente, insomma, si colpivano i paesi più in difficoltà e soprattutto le regioni più in difficoltà, e tra questi l'Italia e anche la regione Lazio. In Italia uno dei problemi più importanti legati all'elargizione dei fondi europei è quello delle infiltrazioni mafiose. Lei è presidente della Commissione europea antimafie. Quanto le mafie influiscono nell'ottenimento o meno dei fondi europei? Ma sicuramente una delle principali attività, quelle delle mafie europee, abbiamo visto in questi pochi mesi di vita della Commissione europea antimafia, abbiamo visto quante forme di associazioni criminali ci sono in Europa. Noi pensavamo di trovare forti radicamenti soltanto da parte dell''Ndrangheta, di Cosa Nostra e della Camorra. Abbiamo invece toccato con mano realtà molto forti come la mafia russa, giapponese, la mafia dell'area balcanica, la mafia africana. Queste mafie, nel momento in cui c'è da attaccare un tessuto sociale o c'è comunque da attaccare un tessuto, un interesse economico, trovano fra loro il modo di coalizzarsi. E il problema dei fondi europei non è soltanto un problema italiano, nel senso che, contrariamente a quanto potremmo pensare, potrebbe essere un problema tipico del nostro paese. Non è così. In Italia abbiamo livelli di allerta, chiamiamoli così, indicatori di allerta molto alti. In altri paesi non ci sono, scattano le indagini solo quando c'è qualcosa di già forte, di già sviluppato. Io devo dire che purtroppo il nostro paese ha subito e continua a subire l'influenza, l'attacco da parte delle mafie nei confronti dei fondi europei, e questo ha necessariamente, purtroppo in maniera inconfutabile,
contribuito al impoverimento delle zone che erano considerate obiettivo 1, cioè le regioni del sud. È giusto di qualche mese fa la restituzione di una bella cifra che era stata destinata alla Salerno-Reggio Calabria, invece poi era andata in maniera diversa. Noi purtroppo abbiamo questa consapevolezza e stiamo in questo momento facendo uno screening molto accurato, perché il passaggio successivo sarà quello appunto di consegnare un piano di attacco nei confronti dei sistemi criminali, dei sistemi mafiosi, che dovrà passare, questa è un mio opinione, dovrà passare necessariamente attraverso un testo unico antimafia. Noi non possiamo pensare di attaccare le mafie a livello europeo contrastandole con la magistratura ordinaria. C'è bisogno, come in Italia, di un 416 bis, c'è bisogno come in Italia di un 41 bis e soprattutto la necessità, questo mi fa piacere constatarlo, che anche i colleghi di altre nazionalità stanno prendendo coscienza, soprattutto c'è bisogno di aggredire i patrimoni dei mafiosi. Onorevole, è già stato stimato il giro di affari che appunto le mafie ottengono attraverso i fondi europei, in particolare in quali ambiti? Il giro delle mafie in Italia è di circa 140 miliardi di euro all'anno. E in Europa? La commissaria Malmström mi ha risposto che purtroppo non ne hanno idea e quindi insomma era opportuno concentrare gli studi, concentrare le risorse su tutte quelle iniziative che in qualche maniera potrebbero dare l'idea attraverso studi, attraverso lo studio, ripeto, oggettivo dei dati e non stime. La nostra commissione si occupa anche di lotta alla corruzione e noi sappiamo, è una cifra a mio parere molto a ribasso, che la corruzione in Europa influisce 140 miliardi di euro all'anno, di questi 120, scusate, di questi 120 miliardi di euro all'anno solo 60 in Italia. Paradossalmente, se le mafie riescono ad ottenere affari attraverso i fondi europei, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nel meccanismo di elargizione di questi fondi, non trova? No, io penso invece che funzioni tutto abbastanza bene se loro sono riusciti ad impossessarsi in così breve tempo possibile. Loro arrivano prima, arrivano a monte, perché evidentemente già a monte qualcuno fa sapere o addirittura confeziona i fondi proprio per fare in modo che possano essere aggrediti. Ma qual è il futuro del vecchio continente alla luce degli attacchi che giungono da più parti al progetto dell'Unione Europea? Lo abbiamo chiesto alla vicepresidente del Parlamento Europeo, Roberta Angelilli. Io credo che la situazione sia difficile, perché appunto c'è la crisi, perché tanta gente non lavora e perché c'è tanta preoccupazione, forse anche paura per il futuro. Però io credo che l'Italia può fare molto per affermare un'Europa dei popoli, un'Europa dei cittadini. Dico che l'Italia può fare molto innanzitutto perché l'Italia è un paese importante in Europa, non ce lo dobbiamo scordare, è la terza economia europea, l'ottava nel mondo, quindi è una nazione che può e deve contare sui tavoli decisivi. E cosa può fare l'Italia? Innanzitutto può svolgere una mediazione tra le esigenze di alcuni popoli, di alcune nazioni, penso ad esempio alla Germania, che punta tutto sul rigore, sui sacrifici, sull'intransigenza, e quei popoli e quelle nazioni che sono invece un po' in ritardo, no? Penso ad esempio soprattutto la Grecia o magari il Portogallo. Allora, affermare il concetto della solidarietà, della coesione sociale, quindi fare sì sacrifici, ma cercare di trovare anche opportunità, risorse, quindi rigore, ma anche crescita, rispetto delle regole, ma anche occupazione, lavoro e sviluppo. Sometimes.